Alla Gay Street qui incontriamo Miro, che partecipa appunto a questa mobilitazione, questo sit-in, potremmo chiamare, in ricordo di Simone. Ecco Miro, tu che cosa pensi di questo spazio che si potrebbe dire anche dalle immagini, insomma si vede che sono più o meno quasi un cortile in cui i cittadini omosessuali si possono sentire liberi? Ma io credo che semplicemente è triste che in una condizione italiana questa possa essere solo una strada in cui potersi sentirsi liberi, ovviamente. Io personalmente mi sento libero qui su questa strada come su altre. Tuttavia mi rendo conto della ghettizzazione, ma credo anche dell'autoghettizzazione che si crea all'interno della comunità omosessuale stessa. Per cui questa strada può avere tanti aspetti positivi come tanti aspetti negativi, ovviamente. Se penso che sia solo una strada e non come per esempio se vai a Londra abbiamo interi quartieri che sono tendenzialmente omosessuali, è ovviamente triste comprendendo tendenzialmente solo due bar. Allo stesso tempo è altrettanto triste ovviamente persone che sentono di potersi unire solamente in questo posto, ovviamente. Perché giustamente l'orientamento sessuale non è dato dal posto che frequenti, ma dalla persona che sei, ovviamente. Questo è. Senti Miro, tu saprai sicuramente che la politica pare abbia dato una risposta a questa serie di violazioni dei diritti umani, che sono appunto i vari atti contro gli omosessuali, con una risposta che poi alla fine sarà solo penale. Mentre invece passa sempre più. Diciamo nel dimenticatoio quello che io considero, ecco, lo sapete tu che ne pensavi, un presidio di equità, cioè il matrimonio omosessuale, il matrimonio per tutti. Allora mi rendo conto che parlare di matrimonio in queste circostanze ovviamente sia tendenzialmente complicato, ovviamente sono anni che viene fatto, sono anni che ci sono ovviamente delle lotte, delle battaglie, abbiamo avuto un solo personaggio presente all'interno del Parlamento che si è proposto come indipendente, appunto, che ha lottato per questa che ha condotto questa lotta. E allo stesso tempo mi rendo conto che le banche stesse italiane vengono gestite da un paese straniero all'interno della stessa Italia, quale lo Stato del Vaticano. Per cui mi chiedo che se non si occupa delle nostre tasche, non vedo perché non dovrebbe occuparsi anche dei nostri matrimoni. Grazie Miro.